Un'altra iniziativa a sostegno dei disabili. Sì, ancora una volta Confcommercio pensa a chi ha più bisogno, quindi ci rivolgiamo ai disabili, anche l'anno scorso avevamo dato a questa iniziativa un segno particolare, quest'anno continuiamo sulla stessa strada pensando a chi effettivamente fa parte di un mondo dei diversamente abili e quindi siamo vicino a loro con il cuore e con la mente. Può essere una semina anche per il prossimo anno, prima dell'inizio dell'estate? Questo sicuramente, intanto stiamo dando segnali continui di attenzione a chi ha veramente bisogno, perché la società soffre in maniera diversa e quindi partiamo da qui proprio sperando che i frutti siano sempre migliori. Come sta andando quest'estate crotonese? È un'estate strana, anomala direi, perché comunque con questo caro energia, caro bollette, caro carburante ha devastato un po' quelli che erano i metodi di spesa della comune famiglia e quindi il borsino della spesa si è ristretto di tanto e questo fa sì che il comparto economico soffra continuamente. Questa iniziativa in cui Ciancacrea favorisce la socialità, un pensiero dunque per i disabili? Certamente, da alcuni anni Acrea sta svolgendo un'attività di sostegno, di aiuto dei lidi balneari che accolgono i diversamente abili. Per questo già nello scorso anno è stato fornito del materiale e quest'anno verranno donati da Acrea in collaborazione con la Confcommercio e col settore balneare di Crotone dei 10 giubbini e 10 salvagenti proprio per questi soggetti. E poi per il prossimo anno, prima dell'estate, cosa si penserà? Ma per il prossimo anno si cercherà di fare qualcosa di più importante, è già in cantiere. Sono in cantiere delle iniziative, sempre in collaborazione con le varie associazioni di volontariato, associazioni di categoria. A breve, a settembre, sarà aperta una consulta sui rifiuti dove parteciperanno tutte le associazioni ambientali e settoriali di categoria.